Bentrovati amici, bentrovati con la rubrica più amata da grandi e piccini. Torna lo storione che, ricordiamolo ancora una volta, non essere in questo caso il grosso pesce d'acqua dolce, ma una comunissima app per mobile alla quale noi cercheremo di rispondere alle domande di storia che ci farà. Domande di storia peraltro su tutto l'arco temporale della storia, quindi abbastanza complesso, anche se c'è da dire che l'ultima volta non me la sono cavata malissimo, dai, azzeccandone, se non ricordo male, 13 su 15, ed oggi siamo qui per vedere se quella fu la fortuna del principiante o se effettivamente c'è della sostanza, ecco. Quindi se volete giocare con noi potete farlo iscrivendovi al canale e che dire, beh, iniziamo? Iniziamo. Dunque, eccoci in partita. Ho notato che il gioco si focalizza maggiormente sulla storia contemporanea, diciamo dall'8-900 in poi, e diciamo ci fa queste domande a cui noi adesso rispondiamo e solo alla fine ci farà il riepilogo con tutte le cose che abbiamo imbroccato e quelle che invece abbiamo cannato. Quindi, senza indugiare oltre, la prima domanda è: il muro di Berlino è stato abbattuto tutto nel 1999, 93, 1982 o 1989? Chiaramente quest'ultima è la risposta giusta. Andiamo avanti. La nuova legge elettorale amministrativa del 93 prevede che, questa la sappiamo così, a menadito proprio, le liste per ottenere i seggi debbano superare il 5% dei voti, i cittadini scelgano direttamente il sindaco, la giunta possa essere sfiduciata dai cittadini con un referendum, non possono presentarsi alle elezioni più di 3 liste. Cosa che mi sembra nuova, dico la verità, quest'ultima. Liste per ottenere i seggi devono superare il 5% dei voti. Io scelgo il sindaco, non so perché, ma me la sento. In quale anno è stato giustiziato per impiccagione Saddam Hussein? E qui siamo, insomma, in una storia recentissima, chiaramente il 2006. Poi sbagliata, no, dovrebbe essere il 2006. La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin fu fatta durante il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico del 56, una seduta dei Soviet Supremo del 56, il 21° congresso del Partito Comunista Sovietico del 59 o una seduta del Soviet Supremo nel 1958. Allora, ho presente quello di cui si parla, ma non ricordo esattamente l'anno. Doveva esserci alla reggenza del partito e della confederazione Khrushchev, se non ricordo male. Io provo con il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico del 56, poi vediamo. In quale città del sud fuggì Vittorio Emanuele III dopo l'armistizio di Cassibile? Beh, questo è uno degli episodi che gli si sono stati, anzi l'episodio che gli è stato maggiormente rimproverato probabilmente di tutta la sua reggenza, ed è la famosa fuga di Brindisi del 43. Costantinopoli è l'antico nome dell'odierna città di Istanbul, di Roma, Torino o Lione, chiaramente è Istanbul. Quale arma venne usata per la prima volta nel corso della Prima Guerra Mondiale? Il carro armato, la baionetta, la pistola o il fucile? Non la so, ammetto di non essere un esperto, insomma, in Prima Guerra Mondiale, ma mi sento di dire il carro armato. Magari mi sbaglio, ma insomma, ci provo. Quale di questi paesi non faceva parte del patto di Varsavia? Polonia, Cecoslovacchia, Italia, URSS? Ah, questa è abbastanza grave non saperla. Però ammetto di non ricordarmela, patto di Varsavia. Aspetta, patto di Varsavia. Patto di Varsavia, io provo con Polonia. Il colpo di stato militare che portò in Cile il generale Pinochet avvenne nel 1965, nel 1949 o nel 1973. Allora, l'anno dovrebbe essere il 1973, al seguito, insomma, delle rivolte a Santiago del Cile, questo golpe militare effettivamente, no? Che portò alla deposizione e alla morte di Allende, che era invece il precedente governatore socialista. Andiamo avanti. Nel 1866, insieme con il Vaticano, fu annessa al Regno d'Italia la provincia di Cremona, Bergamo, Mantova o Brescia. Dunque, allora, per reminiscenza scolastica, la città tra queste che mi viene in mente di poter selezionare, scegliere, è quella di Mantova. Alla fine vediamo, facciamo i conti. Andiamo avanti. Quale tra questi paesi non apparteneva al patto di Varsavia varato nel 1955? Ecco, questa è già più complessa. Quale fra i seguenti paesi non apparteneva al patto di... Potrei, per coerenza, potrei giocarmi sempre la Polonia, ma non lo so. Povera Polonia.
o la Jugoslavia. Allora, lo strappo da Mosca avvenne nel 48, 47, 48, 47. Provo con la Jugoslavia, paese non allineato. Poi magari sbaglio, e pazienza. Con quale trattato Fiume, scritto minuscolo e trattato maiuscolo, fu riconosciuta città libera e fu annessa Zara all'Italia? Trattato di Parigi, trattato di Rapallo, trattato di Trieste o di Osimo? Dovrebbe essere il trattato di Rapallo. Andiamo avanti. Quando fu portata a termine la conquista d'Etiopia? Dal 35 al 36, dal 1875 al 1880, dal 1911 al 12, dal 1895 al 1896. Dunque, riferendosi in maniera molto semplicistica, insomma, alla conquista d'Etiopia, ci si riferisce in genere alla conquista da parte dell'Italia di Mussolini tra il 1935 e il 1936. Andiamo avanti. Il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato nel 39, nel 45, nessuna delle precedenti o nel 42. E qui mi sento di poter dire con ragionevole certezza nel 45. Quando votarono per la prima volta le donne in Italia? Nelle elezioni politiche del 19 o in quelle che portarono alla vittoria di Mussolini? Nelle elezioni del 46 o nelle elezioni politiche del 48? Sono indeciso tra le ultime due. Le elezioni del 46 si fa riferimento chiaramente alla monarchia repubblica, mentre a quelle del 48 a quelle del governo. Io provo a dire del 46. 14 risposte esatte su 15. Guardate il verdetto. Vuol dire che mi sono superato rispetto alla volta precedente. Direi davvero ottimo risultato, ottimo. Mi posso stringere la mano così. Andiamo velocemente a vedere quale ho cannato. Muro di Berlino 89, ok. La legge, vabbè, insomma, le vedete anche a schermo. Non credo serva, diciamo, riepilogarle tutte. Ma quale paese non faceva parte del patto di Varsavia? E il gioco mi ha fregato. Cecoslovacchia, perché era proprio l'Italia. Benissimo, io a questo punto non ho neanche più voce, ma vi ringrazio di aver giocato con me e vi rimando a presto con un prossimo video. Ciao a tutti.